Cari amici, cari bambocci, ma soprattutto care sorelline in calore, come va? Spero tutto bene. Saluti, saluti. Saluti dall'egregio maestro, maestro con la M maiuscola, altrimenti mi offendo capobastone, il King di Rise of Kingdoms Italia. Ci sono dei momenti, cari amici, dove ti ricordi di tutto il sangue che hai sputato, di tutto il sudore che hai emanato. Ti ricordi allora di tutte le arche, di tutte le sere passate a bestemmiare perché qualcuno modificava la formazione buttandoti fuori? Ti ricordi di tutte le Olimpie che hai dovuto fare, costretto dalle due teste come premio? Ti ricordi di tutti gli eventi con le barchette, che sono ancora peggio di Olimpia, perché almeno Olimpia, anche se perdi, qualche punticino te lo dà. Mentre la storia delle barchette è che devi vincere 2 e 5 partite. Se non le vinci puoi stare lì un mese e tanto le teste non te le dà. Ti ricordi di ogni evento, soprattutto questo natalizio, dove ho speso tonnellate di attack points, ma tonnellate per finirlo. L'abbiamo finito ovviamente, con tutte le fatiche dovute alla linea telefonica che in questi giorni festivi è andata a puttane più e più volte. Insomma, tutti questi casini, tutti questi spargimenti di sangue sono valsi la pena perché, cari miei, vi presento Xiang Yu finalmente 5-5-5-5 con competenza. Finalmente il primo tassello dei 4 che voglio fare è completo. Mi ricordo ancora quella mattina in cui iniziai a sbloccarlo nella ruota, che mi uscirono 2-3 girate da 8, 8, 16, 24, mamma mia. Che goduria, che goduria. C'è ancora il video, se volete andarvelo a vedere. Ho avuto un culo della Madonna. Insomma, finalmente completo. E adesso, invece di farci le seghe, a mano ovviamente, come i falegnami, passiamo subito al prossimo obiettivo, perché Xiang è fatto, sono contentissimo, ho voluto celebrare con voi questo traguardo allucinante, ma adesso dobbiamo subito pensare al prossimo obiettivo. Qualcuno di voi mi ha parlato di Guglielmo, è vero, avete ragione, dovrei finirlo, perché un Guglielmo 5-5-1-2 è un peccato, non è che è inutile, perché comunque le prime fa danno, le prime da bonus di attacco, comunque... funziona bene anche così, però sapete, allora, per quanto riguarda la terza, anche qui buona, no? E anche la quarta, quindi diciamo che sarebbe perfetto 5-5-5-5 con competenza, però non posso distrarmi, ragazzi, lo so, anch'io lo vorrei fare, ma questo è il quarto obiettivo. Il primo è stato Xiang, il secondo adesso iniziamo a fare le cose seriamente, è questo signorino qui, Alexander Nevsky, che devo completare. Chiaramente adesso le prime saranno da 15 teste, quindi niente di che, ce la facciamo veramente in maniera veloce i primi scatti. Infatti i primi due scatti io ho già bloccato l'attivazione delle abilità al livello 1, quindi ho già bloccato, faccio questa, poi attiverò questa e poi infine l'ultima, quindi alla fine per adesso può crescere solamente la prima. E una volta che avrò terminato questo passeremo al next level, ma facciamo un passo alla volta perché qui ci vogliono ancora 600 e passateste. Quindi questo sarà il mio prossimo eroe. In questo KVK non scenderà in campo perché non è in grado. Per scendere in campo deve avere minimo 5-5-1-1. Ma minimo, almeno 5-5-1-1, almeno. E siccome adesso è 3-1-1-1, anzi 3-1-1-0, non può scendere proprio in campo. Quindi questo sarà protagonista del prossimo KVK. Per adesso Xiang lavorerà in questo. E poi quando avrò già Nevsky con Xiang e Saladino Gengis, già è un'altra storia. Però adesso andiamo con calma. Perché devo fare Nevsky? Perché è un meta, perché è fortissimo e perché adesso andremo a leggere le sue competenze, così ve le spiego. E perché ho fatto anche con gli altri in chat un recap generale di chi ce lo aveva già, quindi aveva già un po' più di esperienza. Andiamo a leggere la prima.
Infligge danni diretti al bersaglio, fattore danno io leggo sempre il massimo, ricordatevelo, perché per me se non è maxato non conta questo potere, 2300, e infligge un debuff di riduzione della difesa che dura per 3 secondi, riduzione difesa uguale numero di nemici che circondano il bersaglio per 9, massimo 3 nemici, quindi se 3 nemici chiudono Nevsky in un bel panino, praticamente Nevsky ti dà una riduzione della difesa delle truppe per cumulo che arriva al 45%, non 15, ma per 3 arriva al 45, che è ottimo, cazzo, è bestiale, quasi la metà. Insomma, questa è buonissima, oltre un danno tremendo. La seconda è anche ottima pure questa, le unità di cavalleria condotte da questo comandante guadagnano il 20% di attacco e il 20% di velocità di marcia. Guadagnano anche il 20% di salute al di fuori del territorio dell'alleanza. Quindi quando siete fuori la salute è al 20% in più. Cosa vuol dire le prime due? Che praticamente quando le unità condotte da questo comandante sono appunto, è un'abilità passiva quindi funziona sempre, e guadagnano il 20% di attacco cavalleria, buonissimo. E poi la velocità di marcia, voi direte che cosa serve la velocità di marcia? Beh, per muoversi velocemente, no? Attacco, mordi e fuggi, solito discorso, no? Perché potrebbe essere anche banale la velocità di marcia, ma per me è fondamentale, perché negli attacchi, nelle grandi battaglie, tu non puoi andare contro uno e stai lì, fisso finché non muore, perché gli altri ti caricano e il tuo ospedale si riempie, tu devi attaccare. Quando poi è un gioco di movimenti, quando le truppe avversarie vengono verso di te, tu arretri e poi vai avanti, poi arretri, poi vai avanti. È un giochettino di movimenti. Chi resta fermo nel campo di battaglia muore. Questo è proprio la sintesi di tutto. Quindi ottima la velocità di marcia. Terza skill, abilità passiva, pure questo ce l'ha sempre. Le unità di cavalleria condotte da questo comandante ottengono il 20% di difesa, che è un'altra bomba. Unita al mio tema cittadino del 10, arriviamo al 30% di difesa, quindi le skill avversarie incidono, le abilità incidono, la primaria insomma, incide il 30% in meno, quindi insomma cazzo, è una bella riduzione. Le truppe condotte da questo comandante infliggono il 10% di bonus danni ai bersagli circondati e subiscono il 5% dei danni in meno. Ai bersagli circondati vuol dire che se un tuo alleato sta mazzuolando un altro e tu ti unisci a questo mazzuolamento, voi create un per due circondato e in questo caso tu hai appunto il bonus dei danni aggiuntivi. Di solito nelle grandi battaglie si tenta con Nevsky di beccare la gente già circondata, poi se avete due o tre marce gli fate un bel caricone con Nevsky, è perfetto. Andiamo a vedere l'ultima. L'ultima è un'altra passiva, quindi ce l'ha sempre. Quando le truppe condotte da questo comandante sono composte solo di cavalleria, ma questo è chiaro, il danno da abilità viene aumentato del 25%. Un ulteriore 35% per secondi 4 quando si lancia un'abilità attiva. Questo effetto può attivarsi al massimo una volta ogni 5 secondi. Insomma, è una bomba nucleare, perché ti dà danno abilità, danno aggiuntivo, più un'abilità primaria che ti fa 2003, insomma questo qui alla fine con l'abilità ti toglie, ti fa un devasto. Poi c'è ovviamente la competenza, che è un'abilità passiva. Le truppe condotte da questo comandante infliggono il 5% di danni da attacco normale in più e guadagnano il 10% di probabilità di aumentare la salute dell'unità di cavalleria del 30 per 3 secondi quando vengono attaccate. Questo effetto può attivarsi al massimo una volta ogni 5 secondi. Insomma, qui si gioca difesa e salute, le cose più importanti, ma anche l'attacco oltretutto. Quindi Nevsky top del top, ed è per questo che non posso finire Guglielmo, ed è per questo che devo dare priorità a Nevsky. Non gliel'ho data prima perché ormai con Xiang ero lì, era inutile tenerlo mozzato. Quindi adesso che Xiang è finito,
ho come obiettivo finalmente Nevsky. Fatelo se siete cavalleria. Fatelo, perché questo è uno degli obiettivi primari. Poi parleremo di Giovanna. Andiamo con ordine, non facciamo troppi casini, troppi danni. Andiamo con ordine. Il prossimo obiettivo è Nevsky. E adesso inizia ovviamente tutta la solita diatriba di praticamente eventi, teste, Olimpia. E soprattutto il Osiride, che è molto importante per le teste, che se vincete sono 10. Tutte le testoline in aggiunta da vari eventi. Bisogna veramente lavorare su ogni singola testa. Chiaramente il VIP mi aiuterà molto. I primi scatti, come vi ho detto, saranno veloci, saranno rapidi. Però dopo rallenteremo come Xiang, è normale. Quando iniziano a chiedere 60-80 teste alla volta, è chiaro che bisogna rallentare. Però con qualche evento, facendo un rapido calcolo, diciamo che in 3 mesi forse ce la dovremmo fare a farlo. Quindi per il prossimo KVK dovrebbe essere completo, speriamo. Ora ovviamente mi metto a fare qualsiasi evento, dal più stronzo al meno stronzo, perché ogni testa conta. Quindi cari amici, io vi saluto, tanti like per Capobastone, ci becchiamo tutte le sere dalle ore 21.05 in diretta live su Twitch, sito superiore Capobastone Official, viva la foca e tanti cari saluti, 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 saluti.